Buondì a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Christmas with the Coach. Oggi particolarmente illuminato, non a caso, perché oggi abbiamo un ospite di eccezione che ci ha suggerito un titolo curioso, diciamo così, curioso. Probabilmente ci avrete già avuto a che fare, o meglio, il vostro portafogli ci ha già avuto a che fare, ma interrompo qui e lascio la parola al nostro Adventures Illy. A te la parola. Ciao a tutti, io sono Illy, voglio questo messaggio, un video messaggio, un RVM, come se fossimo, no, nelle trasmissioni televisive. È un messaggio di auguri che voglio fare a Coach per il suo Frixmas. Sembra una marca di croccantini per gatti, ma in realtà no. È stato il suo calendario dell'avvento sui giochi gratuiti per PC. Io posso anche capire che il concetto di gioco gratuito per PC sia molto ampio, ma il Coach ha fatto i giochi veramente gratis, quindi fate i bravi, e non perché potenzialmente tutti i giochi possono essere gratis, ma questo è un discorso che non voglio affrontare. E già, il Coach mi chiedeva un gioco gratis per computer, io non ho assolutamente idea, perché Magic Arena, se voi siete giocatori di Magic c'è un bellissimo free to play, che è veramente free to play, e potete giocare gratis e divertirvi un sacco con le vostre figurine preferite. Se non sapete cosa sono le carte di Magic, sono più o meno queste cose qui. Lo sapete perché dal retro c'è scritto Magic, però magari forse le conosceranno in 5. Non so come sia adesso il mondo dei giovani d'oggi, come giocano, perché i vecchi come me magari sono un po' legati di più ai giochi di carte collezionabili, forse i giovani preferiscono altro. Quindi il mio gioco consigliato, gratuito vero, è Magic The Gathering Arena su PC, su dispositivi mobile, eccetera, eccetera, eccetera. Qui in fianco c'è la locandina degli Adventures, qui il Coach credo che sotto avrà dato tutti i link in descrizione per tutti gli altri Advent Show, calendario dell'avvento, tema gaming, retro gaming e anche future gaming, e basta, non so più cos'altro dire perché ho già fatto 2-3 puntate del mio Advent Show, quindi è un po' così, però avevo paura di dimenticarmi, sapete, a una certa età ci si dimentica le cose. E niente, da Illy è tutto, a te la parola, Coach, ciao! Ad averla saputa prima la faccenda del gatto. Porca miseria, è vero? Grazie Illy per il tuo contributo e grazie anche per il suggerimento. In effetti non c'ero arrivato, che è un gioco gratuito e per PC e quindi, e non solo per PC, ma per PC e quindi rientra perfettamente nella categoria, è per l'appunto Magic the Gathering Arena, quindi uno dei giochi di carte più famoso al mondo, forse il più famoso assieme a Pokémon e Yu-Gi-Oh! Che si può comodamente giocare online. Andiamo a sviscerarlo, facciamo partire il contatore, non l'ho imparato ancora, il contatore, e vediamo un po' com'è. Perfetto, allora vediamo se riusciamo a recuperare l'audio del gioco. Questo qua? Ok, questo è il tutorial, quindi dovremmo mettere delle pianure. L'immensa pianura sembrava Ogni turno peschiamo una carta. Come vedete è una... Scegli quello che vuoi, basta che sia un protettore del santuario. Ok, vediamo come... Ok, evochiamo trascinandola sul campo di battaglia. Prego. Giusto, al primo turno non possiamo attaccare. Buttiamo un'altra terra e buttiamoci un altro protettore. Ok,
Va bene, andiamo a mainare le mani. Ok, questi danni forza, questi danni da costituzione. Costituzione più bella del mondo, ricordiamo. Ok, con la costituzione più bella del mondo. Custode arboricolo. Prego, vai avanti. Oh, adesso spezziamo le ossa e i ranghi. Vai, attacca con due, uno ce l'ammazzerà. Che tamarraggine. Che tamarraggine. Mi ricordavo meno tamarro quando giocavo. Questo fa male. Questo fa molto male. Sì, meglio aspettare. You've shown spirit, but I will show you strength. Mamma mia. Le basi qua. Boh, a posto. Questo solo guardarla ci polverizza. E ovviamente ci vuole polverizzare. Se la creatura viene bloccata non fa danni. Quindi vai, blocca. E siamo a posto così. 4 minuti in cui vi ho spiegato le basi di questo gioco, no? Ti spacco. Vai. Facile.it. Scusate. Un altro custode. Due custodi. We've got you cornered. Cast the spell. Clear a path to finish her. Mentre non è tutto già bello che è pilotato. Questa è abbastanza forte, come carta. Well fought, outsider. E l'abbiamo legnata. Abbiamo 3 minuti per gongolarci, visto il lei come sono forte e possente. Oh, questa guardiana spirituale che è abbastanza lo spirito del Natale passato, ci fa guadagnare punti vita. Ci sono 5 tipi di magia. Vabbè, questo filmato va così. Tra l'altro sto registrando 2 volte lo stesso audio. Surprise attack! Yes, first blood. Don't worry. These things are basically harmless. Sì, però sono fastidiose. Okay, maybe worry just a little bit. Aha, second blood. Perfetto. Right. You need to mount a defense. Ci zerga anche l'anima. I've got more where that came from. Ora ci sta zergando anche l'anima. Abbiamo un gatto del santuario.
Se non butto giù questo, posso buttarli giù tutte e due. Fantastico. Avete sempre sognato un bel tutorial di Magic, ne? Potrei fargli due danni in questo turno. Dopo potrei distruggere uno, due con questo e uno qua. Vai. Hey, nobody kills my troops but me. Granata goblin. Questo fa malissimo. Che tamarraggine, ragazzi. Una tamarraggine insopportabile. Leader della banda dei goblin. Molto bene. Oh, ma che peccato, abbiamo finito il tempo. Vabbè, a sto punto finiamo questo tutorial. Ah, non posso attaccarlo con questo turno. Never hold back. Never back down. Never walk barefoot in a goblin warren. Never walk down. You better not cry. Na 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 na, I'm telling you why. It's time to bring the pain. This is going to hurt. Aia. Beh, intanto scendiamo questo. Ti attacco con tutto, lui si difende con questo e mi ammazza. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. A good general knows when that beat, so you should probably give up now. Ti clicco anche l'anima. Ok, questa la teniamo in mano. Yeah! E ora mi farà. Wow. Vabbè, possiamo anche sbattercene di tutte le tattiche e tutto il resto. E siamo fortissimi! Abbiamo sbloccato. Promesse del cavaliere. Ricompensa angelica. Perfettissimo. Perché sono scarso come la... Intanto ringrazio Illy per avermi suggerito questo gioco. Cosa ne pensate voi? Avete mai giocato Magic? Avete provato la versione online? Io la prima volta che la provavo, quindi... Non so, devo provarla ancora un po'. Mi sembrano fin troppo effetti sparaflesciosi, sinceramente. Però vabbè, sono per come sono fatto io. Ma per il resto, carino, come il gioco di per sé.
E questo è il vantaggio, che almeno non ci spendi l'ira di Dio a comprare i pacchetti. Ci vediamo alla prossima puntata di Christmas with the Coach. A presto!